radiobari.doc. Documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. Oggi sono stata ordinata, ho messo tutto a posto, ecco, così sono brava. Allora, di che cosa parliamo nel nostro punto doc? Parliamo di arte, parliamo di questo, diciamo, evento culturale che è giunto alla sua seconda edizione ed è un evento che è iniziato quest'anno, qualche mese fa, a febbraio, perché è un progetto culturale 10x10, ovvero 10 artisti in 10 mesi. Il primo appuntamento è già avvenuto, a febbraio abbiamo avuto un assaggio di quello che accadrà invece dal 28 maggio e vi sto parlando di Lorem Ipsum. Lorem Ipsum, che tra l'altro è praticamente questo testo che si usa di solito nel campo nel settore della tipografia e della stampa come prova dei testi. Nell'impaginazione si usa proprio la frase Lorem Ipsum, che è una frase ovviamente latina. Che cosa succede in questa mostra? La mostra innanzitutto è di due artisti giovanissimi che sono Teresa Romano e Marco Tessini ed è a cura invece di Giuliana Schiavone. Si inaugurerà il 28 maggio, come già detto nel calendario, nel laboratorio Urbane Officine Culturali di Bitonto. È un progetto molto interessante, tra l'altro anticipato a febbraio da un'installazione che hanno fatto questi due artisti con la fissione di un manifesto 6x3 interattivo su un impianto pubblicitario nel cuore di Bari, proprio nella nostra città. Invece hanno allestito una mostra che sarà interattiva, anche perché si uniscono arti visive a nuovi mezzi di comunicazione per indagare quello che è il vero senso della comunicazione di oggi, tant'è vero che il manifesto dell'evento è molto molto carino perché ci sono i due artisti di profilo, l'uno di faccia all'altro, però hanno la bocca coperta da, non so se avete presente, i QR code, che sono quei codici bianchi e neri che si scansionano attraverso lo smartphone e con una semplice fotografia si possono avere informazioni in più, scusate, rispetto all'immagine, a quello che si sta già vedendo con i propri occhi. Ed è proprio quello che accade anche nella mostra, in questa mostra che, vi ripeto, verrà allestita nel laboratorio Urbano Officine Culturali di Bitonto, verrà inaugurata il 28 maggio alle ore 20. Il 18 giugno invece gli artisti condivideranno il lavoro progettuale in un video finissage multimediale. Il 18 giugno, ve lo ripeto, invece quando si chiuderà, diciamo, la mostra, invece la mostra, gli orari di visita sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21. Se volete, insomma, tutte le informazioni più specifiche potete andare sul sito www.officineculturali.it o mandare una mail a info@officineculturali.it. E questo è quanto per la puntata di oggi. Io ringrazio Paolo Gentile per la regia di Radio Bari, invece Federico Semplice e Roberto Colella per la regia di Telebari. Vi ricordo la nostra pagina Facebook radiobari.cult, invece il nostro indirizzo mail info@cult@radiobari.net. ce l'abbiamo fatta, tutti gli indirizzi in testa, non si capisce più niente. Io vi do appuntamento a domani e auguro a tutti voi una buona giornata.